Ed apriamo adesso una pagina dedicata alla cultura perché interessante e festosa è stata la visita nel Palazzo della Provincia di due scolaresche del primo circolo didattico di Mottola Dante Alighieri, accompagnate per l'occasione dal consigliere provinciale mottolese Franco Gentile, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni unitamente all'insegnante Francesca Greco. Si punta all'istituzione di un consiglio comunale e provinciale dei ragazzi. Stiamo a sentire. Capogruppo provinciale di Rifondazione Comunista Franco Gentile sta guidando questi ragazzi, questi giovanissimi virgulti di Mottola in questo giro esplorativo della provincia di Taranto, e che qui c'è da educare alla cittadinanza e anche, perché no, da costituire un consiglio comunale dei ragazzi, che è una cosa seria. Diciamo che ha aderito con entusiasmo alla richiesta che mi è stata posta dal primo circolo di Mottola. Credo che sia importante far conoscere ai giovani cittadini italiani quali le istituzioni, le loro funzioni, anche per cercare di eliminare quel gap che ormai si sta creando, tutti lo riconoscono, fra istituzioni e cittadini. Quindi è importante far capire il ruolo, le funzioni, i compiti anche istituzionali, perché un giorno loro saranno classe dirigente. Questa visita rientra in un progetto prima curricolare, poi extracurricolare, intitolato proprio, dedicato all'educazione e alla cittadinanza, intitolato appunto una città a misura d'uomo. E nel progetto extracurricolare, oltre me, sono coinvolti anche le altre due docenti, Vita Pantaleo e Liuzia Alessandra. Qui invece chiede, lì appunto il presidente, e